Nodo di bitta. Siamo fermi a distributore, il classico caso, dove avremo da fermare la barca in pontile. Di solito ci passano gentilmente la cima che è legata già alla sua origine in pontile. Cosa facciamo? Andiamo a prendere la cima, la andiamo a posizionare nella parte più distante dall'origine, farò un mezzo giro, incrocio e mezzo collo e tiro. Così abbiamo fermato la barca in sicurezza. Dobbiamo bloccare anche posteriormente la barca, di conseguenza prenderemo una cima che parte da più lontano, dalla parte più distante rispetto alla barca. Chiaramente l'origine della cima non potrà mai essere qui, perché altrimenti la barca tenderà ad andare in avanti. Dovrà essere rispetto alla bitta, l'origine dovrà essere più indietro. Di conseguenza andiamo a posizionare la nostra cima sulla bitta, facciamo un mezzo giro, incrociamo e poi facciamo un mezzo collo rovesciato. Gli errori più comuni sono questi: invece di fare mezzo collo rovesciato corretto, e quindi ci sarà una linearità del nodo di bitta, si farà così, dove è una specie di accrocchio che non ha alcun senso. Quindi andiamo sempre a farlo correttamente. Facendo il mezzo collo dalla parte opposta non viene corretto il nodo, così è giusto.